I've paid my dues time after time. I've done my sentence. Colleghi, io cercherò di essere buono al massimo e quindi farò una proposta molto concreta, vista la direzione verso la quale ci state portando. Estendete il lodo Alfano anche all'onorevole Landolfi, visto che ho letto la settimana scorsa su alcuni giornali, ho letto sul Mattino che viene eletto, è stato eletto con i voti della Camorra. Tre pentiti hanno detto che è stato eletto con i voti della Camorra. Allora estendiamolo anche all'onorevole Landolfi. No, allora, onorevole Barbato, un attimo. No, scusate, no. Abbiate pazienza, no, colleghi, scusate, no, l'onorevole Landolfi avrà tutta la possibilità alla fine dell'aula, no, per fatti personali, no, abbiate pazienza, no, c'è una, no, l'onorevole Barbato finisce l'intervento, sì. Sì, non si può parlare però, eh. Uno non può esprimere la propria opinione. Allora, onorevole Barbato, continui il suo intervento, eh? No, colleghi, no. Dopo. Nel 2007 la Corte dei Conti ha stabilito, che ha recuperato, ma non si può fare così, Presidente. Nel 2007 la Corte dei Conti ha detto che ha recuperato l'Italia il maggior... Onorevole Barbato, il suo intervento resta comunque agli atti, lei lo svolga, quando scadono i 5 minuti gli tolgo la parola e gli altri interventi. Non potete togliermi la parola, il Parlamento non può togliermi la parola. No, a 5 minuti gli ho detto, a 5 minuti. Onorevole Barbato. Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, non il giornalino di paese o l'inciuscio di piazza ci hanno detto che nel 2007 c'è stato l'anno in cui si è avuto il maggior recupero di capitali e soldi sequestrati alle mafie. Nel 2007, sotto il governo Prodi. Ecco perché quando ci sono governi seri e soprattutto ci sono persone che dicono e fanno le cose serie, come Romano Prodi, abbiamo dato dei risultati all'Italia. Ecco perché noi dell'Italia dei Valori riconosciamo che bisogna fare una politica di sicurezza per i cittadini, non una politica per gli interessi del nostro Premier, perché bisogna smetterla con queste leggi canaglia, con queste leggi ad personam, queste leggi ad aziendam, queste leggi ad vergognam che ci stanno propinando qui in questo Parlamento. Io con piacere sono stato l'altro giorno in piazza proprio per intercettare il bisogno, l'esigenza dei cittadini che vogliono un governo diverso, che vogliono una politica diversa, una sicurezza vera per i cittadini. E allora... Onorevole Barbato, prosegua per favore. Ancora un minuto, prosegua onorevole. Presidente. Onorevole Barbato, la prego, continui. Onorevole Di Pietro, la possibilità all'onorevole Barbato gli è stata data. Se però lancia delle accuse così pesanti ad altri colleghi, non può aspettare che non ci sia la reazione, no? Allora,
Termina l'intervento. No, onorevole Di Pietro, termina l'intervento. Il suo intervento gli essere stagliati e dopo procediamo, va bene? Onorevole Barbato, la prego, ancora un minuto. Allora abbiamo avuto dei risultati concreti con il governo Prodi. Ecco perché io ritengo che, caro Veltroni, bisogna resistere, perché ci piacciono persone come te che dicono e fanno cose serie. Abbiamo detto cose serie e abbiamo fatto cose serie. Allora bisogna in questo momento solamente resistere. Walter, adda passà nuttata, dopo che sarà passata sta nuttata. Il tempo è galantuomo e ci darà ragione e andremo avanti davvero dalla parte dei cittadini. Grazie, onorevole.